Buonasera, coach della Raggi Solari Faenza Luigi Garelli. Dopo la vittoria della sua formazione per 71-60 in questa gara 2, coach, la serie dunque si sposta a Faenza sull'1-1. Ovviamente è un risultato ottimo per voi, soprattutto dopo una gara 1 non entusiasmante. Oggi invece siete riusciti a mantenere un alto livello per tutta la partita. Rimini non è mai stato in vantaggio e a parte quel meno 3, credo terzo, quarto, quarto, insomma, non avete mai rischiato poi tantissimo. Come commenta questa partita? Sì, no, devo dire che stasera siamo stati molto applicati, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, ma molto più limitati sia come numero sia come intensità, e abbiamo mantenuto un buon livello difensivo a lungo. Poi ovviamente sempre il solito discorso, Rimini probabilmente stasera aveva un po' le polveri un po' più bagnate rispetto a domenica. E noi abbiamo fatto un lavoro migliore rispetto a domenica, e le due cose ovviamente hanno fatto il paio. Siamo riusciti a tirare di più dal campo, non abbiamo fatto molte palle perse, questo è stato importante. Rispetto a domenica abbiamo limitato le palle perse, qualcuna l'abbiamo persa in maniera banale anche stasera, ma molto poche e soprattutto molto distanti tra di loro. Non abbiamo mai fatto una serie di palle perse o una serie di sciocchezze in attacco. Quando Rimini si è avvicinata a meno 3 poteva essere un momento molto difficile, e siamo riusciti a mantenere la calma e a fare due buone azioni in attacco dove siamo andati e dove volevamo andare, e quindi insomma la squadra ha avuto stasera secondo me una concentrazione a livello mentale molto molto alta, che è servita per mantenere la partita sempre dove avremmo voluto giocarla fin dall'inizio. Poi è chiaro che sicuramente iniziare la partita bene ci ha aiutato anche dal punto di vista mentale a crederci di più, e questo poi ci ha dato benzina, diciamo, dal punto di vista mentale per crederci. Coach, l'assenza di Poggi sembrava che potesse ridurre le vostre rotazioni, però alla fine, almeno poi mi dirà lei, non, sembra che non abbiate sofferto troppo, col fatto che comunque deve essere operato, ne potete risentire alla lunga su tutta la serie, oppure da questa sera ha tratto delle indicazioni positive da questo No, punto di beh, vista? no, sicuramente Poggi è un giocatore molto importante, non solo per noi, diciamo in generale, è un giocatore importante per la Serie B, e non averlo è sicuramente uno svantaggio. Poi stasera la squadra è riuscita a fare, appunto, come dicevo prima, un ottimo lavoro, e quindi siamo riusciti a sentire meno la sua mancanza, però è chiaro che in una serie lunga, la mancanza di un giocatore così importante si sente. Poi adesso lo abbiamo videochiamato. Il ragazzo è stato già operato oggi, e quindi insomma, è chiaro che per lui insomma, questa annata è finita e noi dovremo fare nemmeno fino alla fine, quindi questo lo sappiamo già, lo sapevamo già da ieri, e la squadra, diciamo, da questo punto di vista ha dimostrato anche di essere compatta e di fare a meno di un giocatore così importante. Sono domande? Provo a dare la risposta. Posto? Allora ringraziamo Coach Grazie a voi, Garelli. grazie. Grazie.